Molto felice, perché oggi, cioè, mi farà male la bocca da quanto sto sorridendo. Non so come cosa dire, però voglio ringraziare tutti. Adesso devo trovare dei momenti per pensare cosa è successo, però sono molto felice. Mi ricordo che sì, ero piccolissimo e giocavamo a calcio 7. Mi piaceva dribblare tanto. E giocavo così tanto a calcio quando ero a calcio, dopo quando ritornavo a casa, alla scuola, giocavo sempre, sempre, sempre. E giocavo tanto con i miei fratelli anche, che erano più grandi. Mi piaceva il calcio moltissimo. Avere quel rapporto con i diversi compagni di squadra aiuta a capire le diverse persone e le diverse culture, queste cose qui. Per me è qualcosa che direi a tutta la gente, che è qualcosa che è molto interessante e è qualcosa che aiuta nella vita, no? Ho l'opportunità di ritornare qua in Italia e aiutato che ho già vissuto qua un po', quindi no, è bellissimo per avere queste esperienze. Abbiamo parlato, sicuro, e lui mi stava chiedendo come vanno le cose. Poco fa mi ha detto congratulazioni, che visto che avevo quasi firmato, sono molto felice che adesso possiamo giocare non solo in nazionale, però anche in squadra. Arrivato al Milan, ci sono tantissimi giocatori che mi piacevano moltissimo, come a Clarence Seedorf, a Fato, Ronaldinho. Sì, questi giocatori per me, questa epoca, perché il mio fratello è un tifoso del Milan, quindi per questo conosco il Milan così tanto. Ho guardato i numeri che erano disponibili, ho visto che l'80 non era scelto da nessuno e mi ricordo che Ronaldinho l'ha messa qua. E no, pensare quella maglia che ha messo Ronaldinho sarà molto speciale. Avevamo parlato del Milan tipo quando era al Valencia, scherzando, no? Che forse un giorno giocherei qua. E guarda dove siamo qua adesso. In campo mi diverto tanto quando ho nel centrocampo avversari davanti a me e quando posso andare uno contro uno. Questa è la cosa che mi piace di più. Fuori dal campo penso che sono uno molto simpatico, non mi piace litigare con nessuno, penso che ho tanta pazienza. Voglio dire grazie per tutti i messaggi che ho ricevuto durante, non so, un mese e non vedo l'ora di poter giocare davanti a voi e ricevere il vostro appoggio. Forza Milan!